approvo che tu ti adoperi a guadagnare anime a Gesù, insegnando loro il modo di piacergli. Fai pure la Santissima Comunione per il Santo Padre. Carissimi, pace e bene a tutti voi e ben ritrovati per questo nostro appuntamento quotidiano alla luce della spiritualità di San Pio da Pietrelcina. E oggi è domenica ed è una domenica particolare, una domenica speciale perché è la domenica dedicata al Corpus Domini, no? Come chiamiamo questa solennità, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, l'Eucaristia. Sappiamo bene quanto Padre Pio è vissuto di Eucaristia. Non potremmo pensare alla vita di Padre Pio senza l'Eucaristia. E possiamo dire essenzialmente così, molto brevemente, potremmo dire che per Padre Pio l'Eucaristia ha un triplice aspetto. Prima di tutto l'Eucaristia celebrata, celebrare l'Eucaristia. Padre Pio viveva per la Messa, Padre Pio senza la Messa non ha senso, non potremmo pensare a Padre Pio senza la Messa, infatti sono tante le immagini anche molto drammatiche, molto caratteristiche che lo rappresentano mentre Padre Pio celebrava la Santa Messa e come celebrava la Messa Padre Pio, quanta intensità, quanta partecipazione. Padre Pio si immedesimava totalmente nella celebrazione eucaristica, viveva profondamente tutto il mistero della Santa Messa come sacrificio di Gesù Cristo. E non solo, Padre Pio non era uno spettatore, no, di questo sacrificio, Padre Pio era realmente, ecco, immedesimato e percepiva anche moralmente, fisicamente tutta la passione, tutto il mistero della passione di Cristo che si celebra nell'Eucaristia. Quindi il primo insegnamento per noi è quello di celebrare bene la Santa Messa, di partecipare bene alla Santa Messa. Poi l'Eucaristia adorata, non basta celebrare la Santa Messa, non basta celebrare l'Eucaristia, ma dovremmo passare un po' di tempo davanti all'Eucaristia, davanti al tabernacolo, in adorazione. Quanto è preziosa per noi cristiani l'adorazione, quanto è preziosa l'adorazione. Se riuscissimo a scoprire il valore immenso dell'adorazione eucaristica, realmente non ne potremmo fare più a meno. Per tutti, non solo per noi frati o per le suore o per la gente, insomma, devota, così come la potremmo chiamare, no, per tutti, chi di noi non riuscirebbe a trovare 5 minuti della sua giornata per passare davanti ad una chiesa, entrare, fare la visita a Gesù sacramentato? Ricordiamoci questo grande rispetto che dobbiamo avere quando entriamo in chiesa, no? Quel luogo, quel tabernacolo che è sempre illuminato, no? Dalla luce della lampada rossa, lì vuol dire che c'è Gesù. Guardare il tabernacolo, fermarsi in preghiera, adorare Gesù, inginocchiarsi davanti al tabernacolo e adorare. Cosa significa adorare se non proprio parlare cuore a cuore, no? Con la presenza reale di Gesù. E questo darebbe un aspetto diverso a tutta la nostra vita, a tutta la nostra esperienza cristiana e umana. E poi il terzo aspetto dell'Eucaristia è quell'aspetto che ci fa diventare Eucaristia. L'Eucaristia celebrata, l'Eucaristia adorata ci fa diventare Eucaristia. Cosa significa? L'Eucaristia ha senso quando si spezza, l'Eucaristia ha senso quando si divide, l'Eucaristia ha senso quando diventa pane offerto per tutti, no? Per tutti coloro che ne hanno bisogno e sono affamati. Allora l'Eucaristia ha questa, anche questa dimensione di carità. Diventiamo Eucaristia, come ha fatto Padre Pio, quando ci doniamo gli uni agli altri nell'amore e nella carità. È l'espressione più grande nella vita di Padre Pio, la dimensione eucaristica più grande nella vita di Padre Pio, certamente è il confessionale, dove ha salvato tante anime, e la casa sollievo della sofferenza, che diventa realmente la dimensione eucaristica nella vita spirituale del nostro santo. Allora, cari fratelli, impariamo da Padre Pio a ben celebrare, ad adorare e a imitare l'Eucaristia nella nostra vita spirituale, e che oggi sia una domenica serena e davvero ricca di preghiera e di pace per tutti voi. Pace e bene e santa giornata a tutti.